qualche tempo fa nei direct di Instagram ho parlato con un collega, perché sì, alla fine è un mio collega, e mi ha dato l'idea per questo video, ovvero fare un video riguardo il mio workflow, ovvero come organizzo tutto il processo che c'è dietro ogni video. Quindi oggi vi farò vedere che cosa c'è dietro ogni video che vedete su YouTube. Quindi ragazzi, mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché metto tantissime storie e tante foto che potete vedere solo se mi seguite. E ovviamente ci sono anche spoiler di prossimi video, quindi qual modo migliore per seguirmi? Trovate il link sotto nella descrizione o comunque il nome che vi è comparso qua. Partiamo con un presupposto che non è mai scontato: io non scrivo quasi mai i miei video, devono essere solamente dei video importanti, tipo delle recensioni o comunque dei video che necessitano di essere scritti, come il video che feci durante la quarantena, che era un video comunque motivazionale slash cinematico. Ovviamente ci sono alcuni tipi di video che richiedono di essere scritti proprio per avere una storia ben precisa e un, diciamo, un collocamento ben preciso. Invece tanti altri tipi di video, tipo questo che sto registrando adesso, e altri tipi di video tipo lo vlog, ovviamente sono registrati al momento, ed è anche per questo che certe volte mi capita di ripetere la stessa cosa più volte durante un video. Ma adesso, dopo questa premessa iniziale, direi che possiamo partire per bene con il video e iniziare con tutti i vari passaggi che faccio dall'inizio fino alla fine. Il primo passaggio è trovare l'idea per il video. Come trovo l'idea per i miei video? Ovviamente guardando altri video su YouTube. Infatti guardo tantissimi video, ovviamente quando ne ho tempo, e mi sono da ispirazione per altri video poi da portare. Oppure, come per questo video, chatto con altri colleghi o magari con dei miei amici che mi dicono che cosa vorrebbero magari vedere sul mio canale. Una volta trovata l'idea per il video, vado su Windows oppure sul mio telefono, semplicemente nelle note, e scrivo l'idea, che possa essere un titolo, una frase o comunque un qualcosa che mi faccia ricordare di quello che voglio portare. Superata la fase dell'idea, ovviamente c'è la fase di scrittura del video, se il video necessita di una scrittura, come per esempio quella di una recensione. Quindi magari mettere i punti principali, oppure nel caso del bot Telegram, per esempio, metto il nome del bot e ciò che fa il bot, e almeno ho un, diciamo, un punto di partenza, uno schema comunque di cui parlare all'interno del video. Dopo la fase di scrittura del video, ovviamente arriva la fase di registrazione, ma prima di registrare c'è bisogno di capire qual è l'attrezzatura da utilizzare. In questo caso, per tutti i miei video, come sapete, utilizzo il mio smartphone, che è un Huawei P20 Lite, e un semplicissimo selfie stick. E per chi non avesse capito, è questo qui, quel coso che insomma si alza e quasi ci va il telefono, eccetera eccetera. E a volte, quando sono dei video statici, tipo quello dei bot Telegram, utilizzo il Samsung Meteor come microfono esterno in modo da far sentire meglio l'audio. Invece, quando sono vlog oppure video in movimento, che non posso usare il microfono fermo comunque in un'unica posizione perché sarebbe un casino ovviamente, utilizzo il microfono integrato nel mio smartphone, ed è per questo che molte volte si sente male o comunque si sentono rumori in sottofondo che in realtà non dovrebbero sentirsi. Per l'illuminazione utilizzo quella lampada che vedete lì sulla scrivania e il lampadario. Quindi, una volta trovata l'idea del video, scritto il video e scelto l'attrezzatura da utilizzare, non mi resta che registrarlo. Se è il caso di un video all'aperto, ovviamente mi devo organizzare con qualcuno, magari da sola, per andare a girare quel determinato video, che possa essere un vlog o qualche altra cosa. Mentre se è un video in camera, ovviamente mi chiudo dentro e inizio a registrare sulla base di quello che ho fatto prima. Una volta registrate tutte le clip che mi servono, le passo al computer. Come le passo al computer? Semplicemente con un cavetto USB-USB-C per collegare il mio telefono. Queste clip andranno tutte in una cartella che avrà lo stesso nome del documento che avevo creato all'inizio, in modo da non confondere le idee, e saranno divise in altre sottocartelle, in cui ci saranno le clip principali, come per esempio me in questo momento che sto parlando con voi, le clip secondarie, come potrebbero essere le registrazioni schermo per quanto riguarda i bot Telegram, o magari, che ne so, degli spezzoni, B-roll o cose del genere. Una volta recuperati tutti i materiali, tutti i video che mi servono, eccetera, è il momento di passare alla fase di editing, e per editare uso Adobe Premiere da 3 mesi a questa parte ormai. Anzi, forse qualcosa anche in più. Però per la fase di editing e per la fase di caricamento su YouTube, ovviamente ci dobbiamo spostare sul mio computer. Quindi ci vediamo tra poco sul desktop. Ok ragazzi, eccoci qua su Adobe Premiere per iniziare. Ovviamente questo è un progetto vuoto, e
qui ci troviamo in la sezione, insomma, dove dobbiamo andare a mettere le nostre clip. Quindi facciamo tasto destro, nuovo raccoglitore, e dividiamo le cartelle in tre. Quindi video, poi nuovo raccoglitore, green screen, e poi capirete perché, e nuovo raccoglitore ancora, e lo chiamiamo musica. Perfetto, dopo aver messo i nostri tre raccoglitori andiamo ovviamente a inserire le clip all'interno. Quindi nella sezione video andiamo a importare tutte le clip che riguardano il video, sia che siano quelle magari in sovraimpressione sia quelle principali. Quindi ok, andiamo a prendere proprio le clip che avete visto prima. In questo caso ne prendiamo solo due, così magari non facciamo troppo un casino, perché altrimenti va a finire che si impala tutto, dato che sto anche registrando. Perfetto, inseriamo tutte le clip, fate finta che queste siano tutte. Dopo aver inserito tutte le clip di video principali, andiamo nella cartella green screen e facciamo lo stesso procedimento. Perfetto, una volta aver importato tutto, la musica la lasciamo alla fine, perché ovviamente la musica va messa alla fine. Quindi direi che possiamo mettere la nostra clip, e per impostare la timeline è semplicissimo, basterà trascinare la nostra clip qui e si andrà a creare in automatico la timeline, ovviamente, come avete visto. Perfetto, ovviamente ridimensioniamo il tutto in modo che il tempo sia quello che ci soddisfi. Dopodiché, dopo aver importato la clip, rimpicciolisco un po' qua in modo che posso poi fare le varie modifiche del caso con i punti di ancoraggio, e vado nella sezione colore, perché ovviamente vado a fare un minimo di color correction, che poi non è mai color correction perché è semplicemente un bilanciamento dei bianchi, però certe volte necessita. Perfetto, una volta aver fatto anche la nostra impostazione di colore, andiamo a modificare l'audio. Di solito lo abbasso sempre a meno 4 in modo che non sia troppo forte e non si sentano troppi rumori in sottofondo, anche perché comunque voi mi dovreste sentire ugualmente bene. Dopo aver fatto le cose base, insomma, andiamo a iniziare a modificare la nostra clip. Quindi per esempio iniziamo a tagliare l'inizio, che non ci serve dato che è vuoto. E ok, dopo aver eliminato, rimettiamo la clip all'inizio, e di solito le mie clip iniziano sempre con quella transizione dal nero verso appunto la clip, cioè così. Ovviamente iniziamo a fare tutti i vari tagli eccetera della clip, e dopo aver fatto ciò ovviamente andremo ad importare anche la nostra intro. Quindi facciamo finta che io adesso abbia tagliato tutto, qui abbiamo la nostra intro. Di solito la intro la butto così lì e basta. E poi per la transizione tra la clip e l'intro, o tra comunque una clip e l'altra, di solito faccio sempre questa transizione così, o al massimo prendo una delle transizioni che dà di fatto, insomma, Premiere, che possiamo trovare tranquillamente negli effetti. Però ovviamente questo non è un tutorial di montaggio video, quindi direi che comunque questa parte troppo tecnica ve la risparmio. Perciò farò vedere giusto le cose base, magari in un futuro potrei portarvi un video approfondito di come edito i miei video. Ovviamente dopo aver editato tutto il video vado in file ed esporto, dopo averlo salvato ovviamente. Mentre renderizzo il video poi vado a fare la copertina. Apriamo il nuovo progetto e come vedete ho uno sfondo semplicissimo bianco. Per fare la miniatura però che cosa uso? Uso un semplicissimo frame del video. Quindi dopo che il video è renderizzato, o comunque mentre sta renderizzando, vado ad aprire una delle clip del video e fermo l'immagine in un frame preciso in modo che non sia tipo sgranato. E niente ragazzi, il resto del procedimento ve lo farò vedere così, dato che prima comunque non mi mostrava lo stesso lo schermo, quindi adesso vi farò vedere, dopo aver fatto la miniatura, qual è il resto del procedimento che faccio. Datemi solo un secondo che a questo punto la finisco pure la miniatura, dato che mi trovo, e ve la faccio vedere finita. Perfetto, ho finito la miniatura, quindi adesso ve la farò vedere. Datemi un attimo giusto il tempo di salvarla in modo che non la perdo da nessuna parte. Ed eccola qua, questa è la nostra copertina in tutto il suo splendore. Come vedete è davvero molto semplice, ha solo il bordo nero in modo che ci sia l'effetto sfumato su YouTube, e la scritta che è ormai diventata il mio stile. Tra l'altro si abbina anche alla maglietta quest'oggi, dato che c'ho la maglietta rosa. Comunque, dopo aver fatto la copertina, di solito il video ha anche finito di renderizzare, quindi andiamo su YouTube. Andiamo su YouTube e andiamo ovviamente nella sezione carica un video. Andiamo a selezionare il file che vogliamo caricare e prendiamo una clip a caso, perché tanto comunque è solo per farvi vedere. Mettiamo caso che questo sia il nostro video finito. Ovviamente YouTube lo va a caricare, e come vedete qua mi servo di alcune estensioni di cui magari vi parlerò in futuro, che mi danno una mano sia a scegliere tag ma sia a fare anche altre cose. Bene, una volta che metto a caricare il video, mentre carica ovviamente do il titolo, quindi facciamo finta che questo sia un titolo. Scrivo nella descrizione la parte iniziale, perché poi tutto il resto della descrizione comunque già è pronta, e metto qua sotto il tag, l'hashtag diciamo, per quel video. Dopodiché carico la miniatura che ho preparato prima
e lo metto nella playlist apposita, se è un video tipo avventure napoletane che comunque ha una playlist, altrimenti lascio la playlist vuota. Poi vado in altre opzioni e ovviamente vado a mettere i tag servendomi dei due strumenti che vi ho detto prima. Una volta messi i tag eccetera, faccio tutte le varie altre cose, magari cambio la categoria se la categoria è diversa, vado nella sezione monetizzazione che mi è stata attivata da poco e decido quali annunci mostrare. Poi vado in elementi video e metto le schermate finali importandole da un video precedente, tanto comunque sono sempre le stesse, diciamo. E aggiungo le schede, che possono essere dei video consigliati oppure dei video di sempre di quella playlist, quindi magari dei video della serie precedente, eccetera, eccetera. Infine vado in visibilità e imposto il video, perché di solito li programmo sempre. Per esempio, adesso questo video che sto registrando, voi lo vedrete venerdì 16 ottobre, ma per me oggi è il 12. Quindi, dopo aver programmato il video, lo metto in programma e finisco tutto il mio lavoro. Ovviamente il lavoro che c'è dietro un video non è affatto finito qua, perché una volta messi i tag, fatto tutto e caricato, che è pronto, quando uscirà c'è bisogno di spammarlo, quindi farlo conoscere a chi magari non mi segue, a chi già mi segue ma non ha la campanella attiva, quindi mi raccomando, attivate sempre la campanella, almeno vi arriva la notifica, e tante altre cose burocratiche del genere. Quindi ovviamente una volta che sarà uscito lo andiamo a spammare su Instagram, sui vari canali social e tutto il resto, in modo che possa arrivare a più persone possibili. Ed è per questo che vi ricordo ovviamente a ogni fine video di condividere questi video con i vostri amici, in modo che possiate aiutarmi a crescere. Niente ragazzi, questo era pressoché tutto il workflow che c'è dietro i miei video, quindi avete visto oggi un bel backstage, insomma, di come io preparo ogni mio video. Magari se volete vedere altri video riguardo a come faccio i miei video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ad esempio c'è il video di come edito i miei video che vorrei portarvi, e poi ovviamente se vi può interessare vorrei portarvi anche un video su come faccio le mie miniature. Niente ragazzi, però detto questo, io direi che per questo video possiamo terminare qua, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, e se così è stato venite a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video con i vostri amici per aiutarmi a farmi conoscere. E niente, io vi do appuntamento martedì alle 16 con un prossimo video qua sul canale, sperando che sia il video che voglio farvi uscire io, ma purtroppo non dipende da me quel video. E niente, io vi do appuntamento prossimamente. Bella!